nella rappresentazione odierna e ancor di più nella rappresentazione del report che abbiamo mandato alle famiglie c'è veramente solo una sintesi delle cose principali che sono state fatte. Più che pensare ad una cosa fatta, posso pensare ad un filone. Io sono molto contento che si sia investito sul patrimonio della città e non più tanto su avvenimenti effimeri che nascono e finiscono. Mi riferisco agli interventi fatti nel centro storico, che sono un elenco importante che fa sì che tutti i monumenti importanti al centro storico siano stati restaurati, dalla torre dell'orologio al Palazzo della Ragione, i lavori in corso al Palazzo del Podestà, i lavori nelle torri, la Biblioteca Teresiana, i lavori all'Accademia, insomma il centro storico nei suoi palazzi fondamentali è stato restaurato e questo permetterà a chi viene dopo di me, sempre ponendo l'attenzione sul centro storico, di potersi dedicare sull'arredo urbano. Ecco. Abbiamo dovuto scegliere di intervenire lì, di non intervenire magari su qualche strada, su qualche marciapiede, su qualche infrastruttura nei quartieri periferici. Questo deve capire la città. Però dico ai cittadini di Mantova che abitano nei quartieri, che abitano nelle periferie, che l'attenzione che è stata riservata al centro storico non è un'attenzione che va a merito o a vantaggio degli abitanti del centro storico, va a merito e a vantaggio di tutta la città, perché il centro storico è, come dire, la cartina di tornasole della vivacità di una città, ecco. E quindi anche gli abitanti delle periferie devono essere fieri di questi interventi che si sono fatti nel centro storico. Poi molto soddisfatto dei lavori fatti in alcuni quartieri, mi riferisco ai lavori fatti nel quartiere di Lunetta e ai quartieri di Borgo Chiesanuova. E poi molto importante sono le opere sulle infrastrutture sportive. Mi riferisco al Palalù di Lunetta, mi riferisco alla Palestra Boni e al centro sportivo che nascerà al dopolavoro ferroviario e non ultimo anche l'intervento che è stato messo in cantiere, il nuovo centro sportivo Borgo Chiesanuova. Ecco.